tutto, anche più di tutto, quindi io cercherò di contro di essere breve per arrivare finalmente a vedere quello che tutti volete vedere, cioè il nuovo allestimento della CONA. Adesso c'è un elemento, anche una spinta di curiosità, somma dopo tutto quello che Maria Elia ha molto bene raccontato. E ho dovuto con una certa fatica ricostruire il perché ero qui, perché Maria Ida, Marta, Mariella mi chiedevano appunto di essere qui, non lo so bene ancora. È vero quello che hanno detto, non lo posso negare. C'è un racconto divertente che fa parte del nostro passato, della nostra amicizia. È vero, cioè, si rischia di essere un po' sentimentali, un problema anche di età, ovviamente. Io da più tempo di Maria Ida ho lasciato l'amministrazione dei beni culturali, l'università, però quel periodo, il periodo fra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 90, lo ricordo fortemente, non solo perché tutti noi eravamo giovani, ma anche perché eravamo una squadra micidiale. Maria Ida ha parlato del fatto che erano 4, 5, 6 funzionari nell'ufficio restauro. Io mi chiedo oggi un soprintendente o un direttore che abbia 5, 6 funzionari in un ufficio restauro, insomma, penso che si valuterebbe molto molto fortunato e non direbbe eravamo in pochi. Eravamo una squadra micidiale, eravamo una squadra molto coesa, anche per il fatto, devo dire, che gran parte di noi veniva dalla stessa formazione. Avevamo studiato in gran parte assieme all'università con Ferdinando Bologna e Raffaello Causa, che chiamò la gran parte di noi a lavorare. Forse ci chiamò proprio per questo, perché era un gruppo coeso, e le cose gli dettero ragione, perché è il gruppo che affrontò il terremoto dell'80-81. E quando Maria Ida parla di frammenti di lavoro sul territorio e sul campo, non dimentichiamo, chi di noi può ricordarselo, che cosa è stato il terremoto e il recupero del patrimonio artistico della Campania dopo il terremoto. Dico Campania in questa maniera così carica di espressione, perché non dimentichiamoci che oggi le sovrintendenze non hanno questa vastità e questa competenza territoriale, ma la competenza della sovrintendenza in cui noi siamo entrati, abbiamo lavorato per alcuni decenni, era una competenza che andava dai musei a un territorio che riguardava la regione tutta. Naturalmente con enormi problemi, ma anche con grandi occasioni di rapporto fra musei e territorio che oggi forse non ci sono più. Detto questo, la questione che mi tira in ballo, visto che stiamo facendo anche un po' un racconto, per non rendere la cosa molto pesante, molto facile da raccontare, però vorrei fare un passo indietro, ricordare ancora quel momento importantissimo di riscoperta, di prima riscoperta, che invece si deve a Gennaro Borrelli e a Roberto Pane. E cioè gli anni 70, quando prima su Napoli Nobilissima, su un saggio in realtà di Borrelli, ma chiosato da Pane. Pane usava fare queste cose, era direttore della rivista e faceva questi cappelletti o queste chiose, dicendo: beh, però anch'io le so queste cose, doveva avere un carattere straordinario, una persona veramente notevole. E ecco, lui, mentre Borrelli racconta i documenti, la Santa Visita, Domenico Napoletano, un'opera firmata, c'è cioè tutta la ricostruzione filologica, Pane dice: beh, io so che l'architetto Zampino, sovrintendente, ha trovato questi frammenti e li ha ricoverati e li ha portati a Palazzo Reale. Però, come ha detto bene Maria Ida, ed è significativo, le immagini che accompagnano quell'articolo di Borrelli e Pane, diciamo, e il libro di Roberto Pane, Il Rinascimento, cioè il celebre libro in due volumi, il secondo volume ha un capitolo dedicato a Domenico Napoletano e alla Cona dei Lami, ma le immagini, cioè quelli che lui rende note, sono le teste, sono le figure, ed è abbastanza ovvio che in questo macello di frammenti in terracotta, a quel tempo loro privilegiassero questi frammenti figurativi di grande impatto, perché queste figure con le orbite vuote, queste sibille, erano anche allora, anche in bianco nero, quel meraviglioso bianco nero di allora, erano affascinanti. Dice, li ha portati in Palazzo Reale, ma senza dire dove, quando, come. E quindi, come è stato giustamente detto, la storia dei decenni successivi è una storia di un po' di riperdita, perché poi le persone che Pane poi è morto, devo dire, Gennaro Borrelli ha continuato a osservare con attenzione la figura di Domenico Napoletano,
che lui stesso aveva introdotto, scrivendone ancora e dando dei contributi che io credo molto importanti per la definizione di questa figura, peraltro ancora misteriosa, di cui casomai diremo qualcosa, no? Questo della musica, forse Picciardi, forse personaggio di napoletano, lui si firma napoletano, era di Napoli, la cultura non sembrerebbe tanto o esclusivamente napoletana, anche questa tradizione. Non è un caso che alcune fonti riconducano il gruppo a Mazzoni, cioè a forse a quella che era in quel momento la terracotta più importante che proveniva da fuori nella Napoli di fine 400. Allora, che è successo con questa riperdita? Che tutti i frammenti figurativi pubblicati in gran parte sono finiti nel laboratorio di restauro dove io li ho incontrati, visti, studiati un pochettino e presentati nel catalogo alla fine degli anni Ottanta, nel catalogo della mostra di cui parlo, che tra l'altro credo fosse a Castel San Telmo, Capolavori negati, quindi siamo vicini, e riproponemmo le figure, quelle che erano in laboratorio, però mi sono accorto che appunto già allora io davo indicazioni del fatto che una parte grossa del resto dei materiali era nei depositi della sovrintendenza di Palazzo Reale, la sovrintendenza allora ai beni ambientali e architettonici. In quegli anni 80-90 il lavoro di noi funzionari, io ero funzionario alla sovrintendenza di Capodimonte, prevedevano un rapporto con Palazzo Reale molto stretto, un rapporto di sopralluoghi, depositi, ricerca di dipinti che dalla guerra erano rimasti lì. Sembra assurdo, stiamo parlando degli anni 80-90, ma c'erano depositi che erano rimasti chiusi dal tempo della guerra, c'erano tavole, dipinti su tavola inventariate nel Museo di Capodimonte ma che nessuno aveva mai visto e nemmeno fotografato, che erano rimasti chiusi dalla guerra nel deposito di Palazzo Reale. Quindi c'era da cercare, e in uno di questi sopralluoghi, non mi ricordo nemmeno bene con chi e chi aveva le chiavi in quel momento, perché queste cose poi sono importanti, qualcuno deve avere le chiavi di un deposito, si apre e si spalanca ai miei occhi un antro senza luce, buio, tra l'altro allora i telefonini non, quindi non si poteva nemmeno illuminare, e in questo antro molto grande compare una catasta di terracotta, perché ecco, Zampino ne aveva trovati, estratti dalla catasta sepolta, però poi a Palazzo Reale erano finiti in un'altra catasta, tutti frammenti non nobili, ma probabilmente anzi molti di quelli nobili. Il coro d'angeli che voi vedrete ricomposto, forse la parte più ricomposta, spettacolare, era tutto dentro quei frammenti, le parti architettoniche, i fregi, le sene, capolavori straordinari, erano in quella catasta di terracotta. Insomma, ovviamente io li avevo un po' studiati, poi appunto si trova anche un po' quello che già si cerca, a me è capitato diverse volte, in vari tipi di depositi, non tutti statali, qualcuno anche comunale, depositi che tra l'altro qualche volta anche oggi si riperdono un'altra volta a distanza di alcuni decenni, poi si ritrova fortunatamente. Però ecco, in questo deposito la catasta mi sembrò evidentemente quella menzionata da Pane e Borrelli, e alle amiche di Capodimonte, del laboratorio di restauro, provai a dire, beh, insomma, qui c'è un grosso lavoro di restauro, cioè non è solo un grande lavoro di plastice, come dice Summonte nel 1524, è un grande lavoro di restauro, un grande cantiere, ancora allora non sapevamo di questa prospettiva di decenni, se no forse nessuno di noi, nemmeno Maria Ida, l'avrebbe affrontato. E si è avviato questo grande lavoro che Maria Ida ha raccontato. Allora anche i rapporti tra le sovrintendenze erano anche facili, più semplici, ce n'erano anche meno sul territorio, erano meno numerose. Quindi diciamo si è avviato questo lavoro, si è potuto ricoverare questa gran massa di materiali in un luogo che non era più un deposito, non era più una catasta, ma era un laboratorio. E come ha detto Maria Ida, anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie, che allora forse erano nuove, oggi chiamarle nuove è un po' buffo, è iniziato questo grande lavoro che io, ripeto, ho seguito a quel punto a distanza con molta simpatia e amicizia per i protagonisti, in primo luogo per Maria Ida, che ha continuato a essere mia amica anche dopo il passaggio mio prima e poi suo all'università, anche perché forse entrambi
siamo rimasti segnati invece da un'esperienza che non è quella puramente accademica dell'università, ma l'esperienza delle cataste e del territorio, dello sporcarsi le mani nei depositi. E devo dire che questa amicizia è rimasta con tutti coloro che c'erano, e per la verità non solo con i funzionari, con quel gruppo che era studiato insieme. Devo dire che una delle cose, personalmente non sono persona che si commuove in genere molto, ma una delle cose che mi emoziono di più è quando vado per esempio a Capodimonte, che è un museo dove ho lavorato per molto tempo, e i custodi mi salutano: dottore, tanto tempo. È una cosa che mi fa sempre grande grande piacere. Ora, detto questo, quindi fatto il raccontino che dovevamo fare, volevamo essere leggeri, anche perché diciamo il pubblico è un pubblico molto vario, anche se per la verità oggi sono tutti competenti, o le persone che hanno continuato a studiare Domenico Napoletano, c'è Maria Ida, c'è Riccardo Naldi, c'è ancora Puccinieri. Forse qualcuno manca, ma ci sono tante persone che hanno continuato a lavorare su questo argomento. Ci sono i restauratori, ci sono i protagonisti di questo nuovo allestimento, c'è Marta Ragozzino che appunto insieme con Mariella Utili ha compiuto questo ultimo miglio, devo dire, con i risultati che vedrete. Ora, un'ultima parola da storico dell'arte, perché insomma, Maria Ida l'ha fatta molto la parte della storia dell'arte, però io almeno un pochino lo voglio fare, ma molto poco, state tranquilli. Questo Domenico Napoletano chi è? Rimane ancora un grosso mistero. Maria Ida ha detto molto bene che questa sezione mostra, è un po' difficile capire che cos'è, perché una mostra non è proprio una mostra, è una sezione del museo, è un laboratorio. Tutti questi grafici, questo video ci danno occasione di continuare a studiare e continuare a proporre delle ipotesi di ricostruzione, perché non è detto che solo Riccardo, potrei anch'io avere qualcosa da dire di diverso rispetto alle idee di Maria Ida o di Giuseppe Giordano, ma non conta questo, non è importante. Piuttosto, chi è questo grande artista? Poi sicuramente, tra l'altro, questo enorme lavoro, questo cantiere di restauro ha fatto capire con chiarezza che analogamente per realizzare quel gran lavoro di plastica ci deve essere stato un analogo grande cantiere. Quindi più persone che lavorano per un arco di anni molto lungo. La cappella porta una data 1509 sull'arco, la data che è stata trovata sui frammenti è 1517, quindi un lungo arco di anni e un gruppo di lavoro evidentemente molto molto forte, certamente coordinato da una personalità straordinaria e un po' fuori dal coro, perché secondo me il Napoletano non è che si inquadri così bene dentro la cultura artistica napoletano-meridionale al passaggio tra 400 e 500. È un personaggio, e anche il fatto di lavorare con la terracotta e non con il legno o con il marmo ce lo rende un po' ostico da inquadrare, e naturalmente ognuno di noi ha provato a dire quello a cui sembrava più vicino, e ognuno di noi ha un'idea diversa, chi lo vede vicino più ai toscani, chi ha Laurana e casomai alla stagione dell'arco, chi casomai ha esperienze più moderne, più legate alla cultura lombarda o lombarda romana. Io sono piuttosto propenso verso quest'altra idea, mi sono fatto sempre di più convinto, ma è una cosa che anche Maria Ida e anche Riccardo hanno a loro volta detto, che un'importanza notevole per questo artista nel momento della sua maturazione deve aver avuto la discesa di questo grande scultore romano e lombardo, romano di nascita e di cultura, ma anche lombardo di cantiere, cioè Giovan Cristoforo Romano, che sceglie a Napoli proprio all'inizio del 1507, o fra il 6 e il 7, non sappiamo ancora. E quindi Domenico Napoletano, lavorando in terracotta, si confronta però col marmo, si confronta col legno, di cui non dimentichiamoci i lombardi erano protagonisti, perché abbiamo parlato di Gian Cristoforo Romano che lavorava col marmo e col bronzo, ma il protagonista del legno nei primissimi anni del Cinquecento a cavallo è un altro lombardo, che è Pietro Belverde, non lo dimentichiamo. Quindi circola questa cultura che è molto interessante, perché immediatamente prima della maniera moderna e però anche immediatamente dopo, cioè il momento in cui si realizza la Cona, questo arco di anni tra il 9 e il 17, sono gli anni cruciali della trasformazione della cultura meridionale in chiave moderna.
dagli esiti ancora quattrocenteschi, ma anche la cultura di tutta Italia d'inizio 400, inizio 500. Parliamo di Raffaello, ma ci scordiamo che invece all'inizio del 500, l'hanno spiegato molto bene i nostri maestri, i veri protagonisti ancora nel primo decennio erano Perugino, Bramante, Bramantino e tanti altri. E poi arriva Raffaello, e l'elemento dell'arrivo del raffaellismo a Napoli è denunciato anche nella Cona. Quindi si capisce che questo personaggio è un personaggio che lavora la terracotta, ma guarda tutto quello che succede. E non è un caso che con Marta, quando Marta stava ancora qualche mese fa, qualche anno fa, a Matera, e abbiamo organizzato la mostra Rinascimento visto da Sud, abbiamo audacemente sentito il bisogno per testimoniare questo momento cruciale di trasformazione del meridione in chiave moderna, di avere una terracotta di Domenico Napoletano, una parte della Cona, il David, forse una delle parti più sconvolgenti, con una bella scheda fatta da Maria Ida, è stato un trasferimento un po' rischioso, però siamo tutti molto contenti, e soprattutto credo siano stati molto contenti i visitatori della mostra Rinascimento visto da Sud a Matera. Oggi voi avete una chance straordinaria di vedere permanentemente non solo il David, ma il David, le Sibille, gli altri profeti, Cristo Redentore, le incorniciature architettoniche affascinanti, i frammenti, quelli veramente frammenti della Natività, ma anche questo straordinario coro d'angeli che la doveva coronare in alto, che è pressoché compiuto. E devo dire, mi è, l'ultima parola fatemela spendere sull'allestimento, mi è molto piaciuto questo allestimento che qualche giorno fa le amiche di un tempo passato, di un tempo presente, ma in realtà anche quelle passate sempre presenti, mi hanno chiamato a vedere, perché l'allestimento è molto molto limpido, molto rigoroso, consente di vedere queste cose al meglio, senza forzare la ricostruzione, cioè senza dare indizi, doveva essere per forza così, ma delle cose si capiscono molto bene guardando, per esempio le lunette con le sibille, si capisce secondo me dove stavano, i grafici, i pannelli didattici incomparabilmente sintetici ma straordinariamente chiari, il video di cui tutti voi immagino vi innamorerete, che è veramente molto bello, lo scaffale che ancora ricorda la catasta, perché c'è uno scaffale dove sono i pezzi, i frammenti che danno il segno di come doveva essere quella catasta, insomma veramente una prova che fa capire che le persone che ci hanno lavorato, Maria Ida, Giuseppe Giordano, Dovica Giusti, che hanno lavorato nelle cose, e poi le persone che hanno diretto dall'alto, Mariella, Marta in quest'ultima fase, hanno veramente dato l'anima per restituire in questo allestimento questo capolavoro straordinario perduto e oggi ritrovato, che è la Cona dei Lani. Ti ringrazio.